Intanto abbiamo con noi Giovanni D'Arcangelo, Sì. segretario generale della CGIL Taranto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Siamo un po' in ritardo, quindi avremo solo 2 minuti purtroppo. Siamo abbastanza stretti. Ma cerchiamo di capire, ecco, questi dati, Marina. Sì, i dati che ieri CGIL Puglia ha reso noti, che cosa dicono? Qual è il quadro che viene fatto della Puglia rispetto appunto ai ragazzi che vanno via? Ah, innanzitutto, la considerazione sul rapporto Istat 2023 ci dice che se l'Italia è un paese difficile per i giovani, il Mezzogiorno, quindi nella fattispecie anche la Puglia, non è un territorio dove i giovani possano in qualche modo restare e realizzarsi. Partiamo dai dati legati alla disoccupazione, che ci dicono che la media in Italia è il 15,1%, in Puglia è il 23,7%. Se parliamo anche del fatto di quelli che sono stati i rapporti di lavoro che sono stati sul 1.100.000 e che sono stati aperti i rapporti di lavoro dipendente, l'80% sono a termine, il 60% di questi tempi determinati sono inferiori ai 3 mesi. Se poi guardiamo il dato di quello che è il fenomeno dell'abbandono scolastico, in cui il 27% dei giovani è in condizioni di povertà. E poi consideriamo il fatto che anche qui i giovani che purtroppo sono costretti a vivere insieme ai genitori sono in aumento, sono il 33% rispetto al 22% di 10 anni fa, ma il dato assolutamente più allarmante, drammatico, è che negli ultimi 10 anni circa 80.000 pugliesi giovani under 39 hanno lasciato la loro terra per spostarsi verso il centro-nord. Tutto questo, diciamo così, si scontra, questi dati drammatici si scontrano con quello che, ad esempio, la Premier Meloni dice riguardo ai dati dell'occupazione, leggendo il rapporto Istat. Peccato che quando si leggono i rapporti Istat ci sono una serie di didascalie che danno delle specifiche e l'aumento dell'occupazione in D'Arcangelo, Italia. sì, noi non abbiamo Sì. purtroppo più tempo. Sì. Volevamo con lei anche accennare ad un altro progetto che invece state portando avanti come CGIL Taranto, che vuole essere proprio di aiuto e sostegno a chi decide di restare, ma magari lo facciamo nei prossimi giorni. E riusciamo magari ad avere i Sì. dati che riguardano, è possibile secondo lei? A ieri non era A ieri non era possibile, possibile, magari in magari questi domani. giorni A ieri si non era riesce. possibile, ma ci stiamo impegnando per farlo. Abbiamo dei Benissimo. dati, diciamo, di qualche anno fa che ci hanno permesso di studiare e presentare il progetto Back in Town, di cui magari ne parleremo Volentieri, magari un'altra nei volta. prossimi Nei giorni, prossimi assolutamente. giorni, Grazie a sì. Giovanni D'Arcangelo, segretario CGIL Grazie a Taranto, voi, per essere buona stato con noi. giornata. Buona giornata e buon lavoro.